Sandra Moretti. Sì, condivido le osservazioni che sono state fatte prima dagli interlocutori e devo dire che questa è una grande occasione per l'Europa, perché effettivamente è vero quello che diceva Parenzo, l'atteggiamento folle, violento, prepotente di Putin ci ha ricompattati, ma ci ha fatto capire anche i limiti profondi dell'Europa e il suo ritardo nel riconoscere l'Ucraina, che andava riconosciuta molto tempo prima di fronte alla sua richiesta. Non a caso ieri von der Leyen dice: noi siamo amici dell'Ucraina, l'Ucraina è una di noi e dobbiamo farla entrare in Europa. Non a caso abbiamo visto anche la Ha visto che reazione oggi di molti grandi Zelensky quando osservatori chiede. però dicono che può essere anche Sabino Cassese, devo dire, può essere una mossa molto prematura e anche pericolosa, perché potrebbe suonare veramente come una provocazione agli occhi di Putin. Invece in questo momento ci serve poter dare uno spazio di manovra a Putin anche per fare un passo indietro, no? Poi detto su questo anche Questo Molinari e Tocci, sicuramente ovviamente. sì, però noi domani in Parlamento europeo, che si riunisce appunto in seduta plenaria qui a Bruxelles, discuteremo di questo. Discuteremo del ritardo, dei ritardi dell'Europa, della necessità di creare una politica estera comune, una difesa comune, un settore energetico comune, una, diciamo, cassa di acquisti comuni per quanto riguarda l'energia, il fatto che non possiamo più dipendere da dittatori come Putin per quanto riguarda l'energia. E comunque un punto, Mirta, è molto chiaro. Putin voleva dividere l'Europa e invece è riuscito ad unirla anche rispetto a quei paesi che erano più distanti da Bruxelles. Le sanzioni saranno durissime, pesantissime, avranno degli effetti devastanti sulla popolazione e sull'economia di Putin e della Russia, che sarà sempre più isolato rispetto Allora, anche ai suoi oligarchi, io credo. Questo è un lavoro che noi dobbiamo fare, però attenzione, non possiamo mettere sullo stesso piano chi ha attaccato brutalmente un paese nella sua sovranità e nella sua autonomia rispetto a chi ha subito questo attacco. Quindi l'Europa deve schierarsi dalla parte della democrazia voglio e della parte sentire un dell'Ucraina. momento, Molinare, anche perché devo